vi devo dire qualcosa. Però per farlo vi porto in un posto. Benvenuti in paradiso. Eccoci. Allora, la notizia che vi devo dare è che ho ripreso a fare vlog. O meglio, ho intenzione di riprendere a fare vlog. Fare vlog senza una frequenza, senza la pressione di dover fare video, ma soltanto per il gusto di farlo, perché adoro fare vlog, adoro raccontare storie, adoro raccontare la storia, come sapete, e quindi proverò di nuovo a parlare del mondo che mi circonda e che amo. Per cominciare ho deciso di partire da Bacoli. Bacoli è uno dei posti che maggiormente adoro ed è un luogo dove è nata la città di Napoli, nel senso che forse è anche questo quel fascino che la rende così bella, perché qua vi furono i primi greci che fondarono Cuma, qua vicino, a pochi chilometri, e dai quali poi si staccarono alcuni per andare a fondare Neapolis, che poi diventò Napoli, sul monte Chia. Oggi è una giornata particolarmente fortunata e favorevole, perché in genere quello che vedete di fronte là non si vede sempre. Quella è la costiera sorrentina, diciamo, del Vesuvio. Nisida, che è questa. Pozzuoli, che è questa. E poi qua dietro ho Ischia o Procida. Questa che vedete alle mie spalle è riconosciuta dalla tradizione come la tomba di Agrippina, ovvero la madre di Nerone. In realtà, studiando meglio, si scopre che il resto di un teatro ninfeo faceva parte di una villa marittima che poi è andata distrutta. E quello che vediamo è la parte rimanente di Nodeion, che era fatto a tre elementi ellittici, i quali alcuni sono posti sotto il livello del mare. E la cosa più bella è che è praticamente di fronte al mare, cioè a meno di 20 metri dal mare. Adesso vi porto nella piscina Mirabilis, vediamo se ci fa entrare. Siamo fortunati, abbiamo anche la guida stamattina. È stata costruita in epoca austrea tra il 30 avanti Cristo e il 14 dopo Cristo. Si pensa sia stata progettata da Agrippa, il genero di Augusto, e voluta dall'imperatore Augusto. Faccio un riassunto perché non so se poi riuscirò a mettere le voci dei bambini, che sono stati fantastici. Regalo assurdo. La piscina Mirabilis è una struttura all'interno della quale veniva accolta l'acqua che veniva dal Serino. Viaggiava lungo gli acquedotti che sono famosi, gli acquedotti romani, che arrivano magari dalla valle del Beneventano. Arrivava fin qua, ha delle vasche all'interno per sedimentare i fanghi che venivano trasportati dall'acqua durante il percorso, e veniva poi utilizzata come cisterna per recuperare l'acqua, praticamente utilizzarla comunemente. I
bambini mi hanno accompagnato poi a vedere anche una azienda vinicola che prende il nome dalla piscina Mirabilis e che si basa su quelle che sono le strutture della piscina Mirabilis e sui terreni circostanti. È esattamente quello che cercavo di raccontarvi all'inizio, è il motivo per cui ho cominciato una volta a fare vlog e voglio continuare a farlo. Abbiamo la fortuna di vivere in un luogo in cui convivono epoche differenti, storie differenti che però si intrecciano tra loro e secondo me vale la pena raccontarle. Voglio provare a farlo io. Temo che questo video diventi troppo lungo, quindi per oggi devo concludere qua. Ci sarebbero altre tantissime cose da raccontarvi e tornerò con calma a farvele vedere. Noi ci vediamo nel prossimo vlog o nei prossimi video durante la settimana. Ciao a tutti.